Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Di cosa parliamo oggi? Beh, niente poco di meno che mirini, incredibili mirini che possono essere utilizzati per andare ad adornare, addobbare, abbellire i vostri fucili, pistole, armi varie. Quindi non per mirare. No, ovviamente li potete e dovreste utilizzare anche per mirare, quindi ci concentreremo principalmente sull'utilità, la funzionalità, la praticità e la qualità dei mirini di cui andremo a parlare. Faremo una bellissima top 10 che era da un po' che sul canale mancava, proprio perché, mi è morta la voce in mezzo, proprio perché a breve usciranno i video speciali. Stiamo ritardando con la cosa perché abbiamo dovuto mettere in moto determinate cose per far sì che vengano accuratamente. Il Covid ha colpito duro, ha colpito forte, non vi preoccupate, stanno arrivando. Lo dico ogni sabato, continuate a sperare e vedrete che qualcosa arriverà. Detto ciò, prima di partire, sigla! Posso avere la faccia a fuoco, gentilmente? La faccia... Prima di partire con il video vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Come sapete, chi tratta contenuti di armi di qualunque tipo, anche finte, perché YouTube questa roba qua è finta, è soggetto a non poter fare visualizzazioni. Quindi attivando la campanellina siete sicuri di non perdervi mai uno dei nostri video. Se lo voleste anche condividere con dei vostri amici facendovi due risate, ve ne saremmo grati. Bando alle ciance e partiamo con il video. In decima posizione troviamo uno di quei mirini che potete letteralmente trovare anche su una lavatrice, nel senso che li avete utilizzati tutti, li abbiamo utilizzati tutti e sono il mirino entry level che chiunque compra perché è abituato a vederlo in vari tipi di film, prodotti mediatici, videogiochi e il resto. Stiamo parlando della serie EOTech 551 fino alla 557 più o meno. Quello che ho in mano è un olografico serie 551 della AIM-O e a nostro parere tra questi olografici abbastanza entry level di vecchia generazione, gli unici che si salvano sono quelli della AIM-O per l'appunto, perché la roba JS Tactical è letteralmente spazzatura. Sto ovviamente scherzando, però tra i vari prodotti entry level che vi consigliamo con riserva c'è questa marca qui. Troverete la AIM-O come compagnia produttrice di mirini in varie posizioni di questa top 10 con modelli completamente diversi tra loro, ed è stata fatta questa scelta perché in generale offrono prodotti dal molto economico fino a quello parecchio costoso. In generale sono fatti molto bene. Questo tipo di mirini, come sapete, non sono i nostri preferiti, né per me né per War. In generale il problema principale è che sono molto occlusivi, quindi bloccano molto la vista, avete tante cose che vi vanno a bloccare la visuale, non fanno entrare più di tanto la luce, soprattutto i modelli economici hanno un pessimo livello di rifrazione della luce, quindi non solo rimbalza molto ed è visibile, ma inoltre sono abbastanza spiacevoli. In generale questi modelli sono fastidiosi a mio parere, perché come vedete hanno questa copertura in metallo che copre il corpo principale del mirino e tende spesso ad andare ad allentarsi e cominciare a fare nico 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 e ballare, insomma. L'unico lato positivo è che si montano veramente molto semplicemente, la batteria è facile da mettere e i controlli anche. Avete la possibilità di mettere ovviamente in visione notturna, quindi cambiare il colore dal rosso al verde e di andare ad aumentarne la luminosità grazie ai due pulsantini che vedete qui. Sembra tutto molto divertente, meno divertente è il fatto che sembra che questi affari preghino gli altri giocatori di farsi colpire. Io ne ho 3 o 4 spaccati a casa, dovete metterci per forza uno scudino davanti altrimenti la lente si va a spaccare e diventano completamente inutilizzabili. Un altro lato molto negativo, sempre a mio parere, è il puntatore. Come sapete questi affari hanno un puntatore fatto a cerchio con alcuni pallini all'interno. Possono variare, alcuni li vanno a modificare, però sostanzialmente lo stile è quello. Quindi abbiamo non un pallino singolo ma un obiettivo abbastanza grosso. Personalmente preferisco un approccio più all'American Sniper, ovvero bersaglio minimo, minimo errore. Quindi più piccolo è il punto che state mirando il vostro bersaglio, più è probabile che voi lo andiate a colpire. Ovviamente tutto quello che vi citerò è linkato in descrizione e c'è anche questo cosino qua. Nono posto troviamo l'FC1 della AIM-O. Questo cosino qua personalmente è un mirino che a me piace tanto, anche se ha tanti problemi. Andiamo per gradi. Personalmente la forma mi piace molto, anche se ha una serie di design e parti di design che potevano essere fatte leggermente meglio. La cosa che adoro di questo affare è che sì, è ingombrante nelle parti che possiamo trovare al lato e ovviamente qui perché blocca molta vista, ma allo stesso tempo è molto più piccolo rispetto a un EOTech. E a proposito di EOTech, offre quella specie di design ibrido tra un EOTech e un reflex. Come possiamo vedere la dimensione è completamente diversa. È probabilmente in una posizione un
po' ingiusta, però allo stesso tempo manca di determinate features che sono abbastanza essenziali anche in altri mirini. Prima di tutto, rifrazione della luce e grandezza. Essendo così piccolo, la quantità di luce che riesce a entrare, quindi illuminare l'immagine che poi il nostro occhio vede, è molto minore. Non è sicuramente aiutato dal fatto che lo sportello qui davanti non cerca in nessun modo di cercare di attrarre più luce o meno luce, è semplicemente così. Lo specchietto tra l'altro non è inclinato, come potete vedere, quindi la luce ci rimbalza dritta per dritta e siete facilmente individuabili. E personalmente, per quanto Ricosoft Air adesso si arrabbierà un sacco, questo sistema di rialzo del mirino fatto a Lego non mi fa impazzire, sembra letteralmente che ci abbiano incollato un blocco di metallo per rialzarlo. Per le impostazioni ci basta andare a premere questo tastino qua e, premendolo una volta che l'abbiamo tenuto premuto per accenderlo, premendolo una singola volta va a cambiare l'intensità luminosa. Questo mi è piaciuto abbastanza, per quanto un mirino da usare principalmente di giorno, in quanto non ha la possibilità di mettere in modalità notturna, quindi avere il LED verde. Torrette pseudo a vista, che non sono torrette ma semplicemente regolazioni che non sono coperte, quindi vi basta poi andare a ficcarci dentro qualcosa di abbastanza sottile, neanche, vabbè, un cacciavite molto piccolo in realtà, per andare a fare le regolazioni che deve. Il puntatore regge bene nel tempo, nel senso che anche andando a sparare tende a non andarsi a deposizionare facilmente. Per andarla a montare sul fucile è molto semplice, basta andare a svitare il sistema che ha sotto e poi andarla a fissare sul RIS del fucile. Comodo da montare, comodo da regolare, semplice da utilizzare, forse troppo minimal per essere una posizione più alta, però rimane un mirino che io personalmente adoro, soprattutto se montato su una mitraglietta, un fucile abbastanza compatto. In ottava posizione di questa incredibile top 10 troviamo l'M2 e l'M4, ovvero due mirini che avrete sicuramente già visto, anche questi abbastanza famosi, che sinceramente non mi piacciono per niente, se non per un'estetica che non rispetta poi una funzionalità poi nell'utilizzo. Vediamoli da vicino. Prima caratteristica che mi dà abbastanza fastidio di questi mirini è che, anche avendo una struttura che ricorda un ACOG, non sono provvisti di nessun tipo di magnification, quindi non hanno nessun tipo di zoom. Semplicemente andremo a vedere un pallino rosso singolo, senza neanche tacche di mira per aggiustare il tiro nel caso si sia troppo lontani, e questo è quello che ci viene presentato. Troviamo questi due tappini che possono andare a proteggere la lente, ma con cui ovviamente non possiamo andare a giocare. È necessario, come per la maggior parte dei mirini che vedremo, andare a montare un proteggilente, per quanto questo sia un pochino più riparato dalla parte frontale del metallo che compone l'ottica. Questo è quanto. Per quanto riguarda le impostazioni, siamo molto ridotti, ovvero abbiamo semplicemente due impostazioni di luminosità, 1 e 2, e due colori, verde e rosso. Però due impostazioni di luminosità è veramente infima come cosa, a mio parere. Se non avessero questa estetica molto particolare, probabilmente non se ne farebbe niente. Si vanno a fissare ovviamente sul fucile, sul RIS, grazie a questo sistema qua, e poi basta andarlo a chiudere. Molto semplice, devo dire. Carina l'idea di avere un'ottica che è rialzata in questa maniera e si blocca solamente qui, ma ripeto, non mi fanno impazzire per quanto riguarda le funzionalità. Se dobbiamo guardare semplicemente all'estetica, questo qui invece è l'altro che vi sto facendo vedere, è un altro paio di maniche, come spesso succede, ovvero, come abbiamo già detto in passato, non sempre nel software funzionalità e estetica vanno di pari passo. A me sinceramente questo stile molto mirino vecchio stampo piace molto, sia per come sono costruiti al resto. Visto che però vi ho appena detto una cosa positiva, devo bilanciarla con una cosa negativa. Se si vuole andare a modificare il puntatore rosso per adattarlo al tiro, perché bisogna poi andare a fare un azzeramento del mirino e andarlo a posizionare il puntino rosso, l'indicatore di tiro, sul dove il nostro fucile effettivamente tira, questo va fatto svitando delle torrette coperte da un bel tappino che troviamo in questo caso qui e qui davanti, per andare a metterla a posto. È una cosa veramente tediosa, è una cosa che personalmente odio, preferisco che siano anche a vista, per quanto rompano un po' l'immersività, anche perché tendo sempre a perderli, e una volta che li avete persi non è che sono pseudo nascosti come in altri mirini, quindi è veramente un pugno in un occhio da vedere. Pesano parecchio, non offrono una magnification, però esteticamente sono molto carini, ecco perché sono stati posti in questa posizione. Al settimo posto troviamo un mirino che ci ha fatto discutere tanto e che, per quanto sia un olografico che vi ho già detto che non mi piacciono, è probabilmente l'unico olografico veramente valido all'interno del parco mirini. Stiamo parlando dell'XPS32 della AIM-O. Questo è probabilmente uno dei pochissimi EOTech che sarei disposto a utilizzare. Questo semplicemente perché, essendo stato fatto e ad avendo un prezzo più alto rispetto agli altri EOTech di fascia veramente bassa che potete trovare, ha una serie di accortezze che lo rendono un pochino più funzionale. Prima tra tutti il pallino, il dot
plot di questo affare, che è sempre un cerchiolino con all'interno i due pallini a cui siamo stati abituati, è un pochino più piccolo. Questo permette di evitare che la maggior parte del nostro campo visivo venga obliterata, venga bloccata da un riflesso luminoso dato ovviamente dal puntatore troppo grosso. Ci sono altrettante possibilità di adattamento del puntatore, in quanto troviamo, come in tutti gli Eutech, i due tastini che ci permettono di andare ad abbassare o alzare la luminosità e il tastino per rendere il puntatore verde o rosso. Ovviamente se andiamo a premerlo di default questo sarà rosso, diventerà verde. È veramente ben costruito, troviamo ovviamente le regolazioni sempre a vista, quindi non dobbiamo andare a svitare i tappini, possiamo semplicemente andarli a regolare con le scritte anche di, a seconda di dove giriamo, cosa va a cambiare per bene. Possibilità di regolare molto particolare, in quanto ha un sistema di blocco che è rappresentato da quel tastino lì, ci permette di andare a liberare questa cosa e poi se andiamo a girare possiamo andare a stringere e quindi andare ad adattare il blocco a seconda del rischio che abbiamo. Ovviamente sono micro modifiche che però possono essere molto utili. Purtroppo però questo è un Eutech e, come abbiamo già detto, gli Eutech sono limitati non tanto dalla serie economica o più costosa, ma proprio da come sono stati pensati e come sono stati strutturati. Partiamo dal presupposto che, non avendo una lente inclinata, anche poco coperta, non solo è facile che questa venga colpita da pallini e comunque si andrà a spaccare, ma anche la rifrazione della luce e il rimbalzo della luce non è dei migliori. Oltre a questo è sempre molto chiuso, per quanto questo sia un po' più aperto rispetto al modello che abbiamo trovato alla decima posizione, la quantità di luce che riesce a entrare, che quindi ci permette di vedere l'immagine in maniera più chiara, è inferiore. Pregio va fatto alla lente, che è molto più chiara e molto più nitida rispetto alla serie economica e che quindi permette di avere una fotografia e un'immagine più chiara. L'unico posto li metterei è sopra un fucile a pompa, ma è più per una questione estetica che pratica. Capisco che ci sono molti di voi che invece li adorano e, se sinceramente io dovessi e mi piacesse, il mio gameplay si adattasse bene all'utilizzo di questi affari, lo monterei sicuramente su un bel AR, magari montandoci dietro un magnifier, che quindi ci va a dare quel look molto interessante, molto tattico, allo stesso tempo permette di andare a potenziare il nostro campo visivo. Ah, finalmente arriviamo in sesta posizione. In sesta posizione non ci poteva essere altro che il T1 T2 sempre della AIM-O. Come sapete, questo è uno dei miei mirini preferiti, molto semplice e anche economico se volete iniziare, ed è uno dei mirini sinceramente che ho utilizzato, montato e customizzato di più all'interno della mia carriera nel soft air. Primo lato interessante è che, per quanto questa lente frontale non sia particolarmente grossa, avendo solamente un puntino rosso che fa da puntatore, la luminosità e il bilanciamento del mirino è ottima, quindi ci permette di vedere chiaramente l'immagine e di non avere un'occlusione data dal puntatore veramente imminente. Troviamo 5 posizioni per regolare la luminosità e altre 5 per il colore verde, quindi abbiamo sia la versione diurna che notturna. Le torrette sono coperte purtroppo, ma a questo giro glielo permetto perché, come vedete, sopra le torrette ci sono questi due puntini. Queste due sporgenze servono perché, una volta aperto e scoperta la torretta, possiamo andarla a regolare comodamente utilizzando lo stesso tappino. Questa cosa per me è geniale perché giustifica completamente l'utilizzo delle torrette non a vista con il tappino che funziona direttamente con essa. È importante non andarli a perdere, ma quando mai dovreste andare a fare una regolazione del mirino in campo? Può capitare, in effetti, quindi non è privo di problemi. Sono disponibili i rialzi per questo cosino qua, li troviamo sotto forma di questi cosi qua, sono ovviamente aperti dentro, quindi se vogliamo comunque usare le tacche di mira basse possiamo farlo e ci permette poi di andare a customizzare questo tipo di ottiche come preferiamo. Personalmente trovo questo tipo di sistemi di puntamento i migliori sul mercato, non perché sono i più sofisticati né perché sono quelli fatti meglio di tutti, ma perché semplicemente si adattano molto 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 bene a tutti gli operatori, oltre ad avere un'estetica abbastanza normale, quindi si può adattare sia a una carabina, una R15, un fucile d'assalto, come per mitragliette più piccole, anche volendo su un fucile a pompa. La versatilità quindi la fa da padrone per quanto riguarda questo mirino. Anche la possibilità di acquistare a parte un flash killer da mettere qui davanti, che quindi si va direttamente a montare sulla filettatura di questo affare, permette di coprire la lente ed evitare che questa si spacchi. Ed essendo questa già molto piccola di suo, la possibilità che un pallino la colpisca è veramente irrisoria. Insomma, se vi dovessi consigliare un mirino per iniziare, sarebbe sicuramente il T1 e il T2 della AIM-O. In quinta posizione troviamo un altro di quei sistemi di puntamento optoelettronici, non l'avevo ancora detto dall'inizio del video, doveva essere detto, che personalmente non mi piace tanto come estetica, ma come funzionalità probabilmente è nettamente superiore al T1. Stiamo parlando dell'MRO versione 2.0, sempre della AIM-O. Questo affarino qui, oltre a sembrare un mirino uscito da Call of Duty Vanguard, è veramente molto comodo e ha quelle features che personalmente noto e apprezzo all'interno dei mirini.
Prima di tutto troviamo una lente inclinata, ve la faccio vedere lateralmente. Come potete vedere non è pari ma è inclinata. Questo permette sia di raccogliere più luce, in quanto i raggi del sole tendenzialmente arrivano sempre dall'alto e non direttamente dritti davanti alla lente, e allo stesso tempo di rifletterla non, e qui metto le cose tra virgolette, direttamente in faccia a chi ci sta guardando, e quindi segnalare la nostra posizione. Sono comunque mirini pensati per il soft air, quindi questa cosa prendetela con le pinze, insomma. Troviamo 6 intensità luminose ed è impossibile impostare il puntatore in verde, quindi per il notturno. Troviamo un puntatore, tra l'altro, che è leggermente più piccolo rispetto al normale, quindi ci va a bloccare meno visuale e a permetterci di mirare in maniera leggermente più precisa. Anche se quest'ultima parte è abbastanza a discrezione dell'operatore. Le torrette sono a vista, quindi ci basta andare a girarle. Non troviamo, come sul T1, un tappino o qualcosa che ci permetta di farlo direttamente sul corpo del mirino, ma questo non è un gran problema, in quanto sono abbastanza larghe e ci si va facilmente dentro con più o meno qualunque strumentopolo. È possibile utilizzare un rialzo come questo per andare ad elevare il mirino, e a sto giro però non è vuoto dentro, quindi non possiamo utilizzare le tacche di mira basse, cosa che personalmente è veramente, non è neanche, lo dico per questione di critica, non tanto perché sia effettivamente necessario dirlo, perché non le userete mai. Possiamo dire che questo affare è un T1 raffinato. Devo dire che non mi dispiace affatto, per quanto abbia una forma un po' particolare, e sicuramente ci sto facendo un pensierino. Ah, in quarta posizione troviamo una di quelle ottiche che personalmente ho utilizzato veramente tantissimo, soprattutto quando stavo cercando di rendere il mio SA V09 un pochino più sullo stile di un fucile da cecchino. Stiamo parlando dell'ottica 1x4x24 della AIM-O. Ovviamente mancano i blocchi che vi permettono di essere messi intorno a questo tubo per andarlo a bloccare. È una simil Mustang, che a sua volta è un simil qualcos'altro, io l'ho sempre chiamata Mustang, ed è quella tipica ottica che in America adorano montare sugli AR-15 lunghi carabina, e infatti ce l'ho montata anch'io, chissà come mai. Troviamo ovviamente un'ottica molto particolare, anche abbastanza costosa, ma che personalmente ho veramente adorato. È in quarta posizione, non sul podio, perché lo scoprirete dopo. La nitidezza della lente è veramente ottima, devo dire, anche il riflesso che ha della luce è minimo e ha quel tipico stile da ottica da carabina, dove troviamo la parte posteriore leggermente più ampia, mentre la parte frontale un pochino più bassa, in modo tale da riflettere meno la luce e allo stesso tempo permetterne abbastanza di entrare dall'altra parte, per quanto la parte frontale sia sempre più importante. Miau 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 miau. È molto 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 nitida, come potete vedere, e abbiamo la possibilità di andare ad aumentare lo zoom, quindi è zoom aumentabile fino a 4, ecco perché si chiama da 1 a 4. La possibilità di passare da ottica zoomata a ottica non zoomata per me era una cosa veramente molto figa, perché permetteva al mio fucile di adattarsi a più situazioni. Una cosa però che la MO non dice è che quando posizioniamo l'ottica sull'1, quindi sulla parte teoricamente sullo zoom neutro, questo non è veramente a zoom neutro, anzi ha un pochino di magnification. Questo può dare dei problemi se vogliamo imbracciare, puntare velocemente senza utilizzare lo zoom, in quanto abbiamo gli occhi posizionati e regolati su due lunghezze focali differenti, ed è una cosa che mi ha sempre infastidito molto, anche perché se mi dici che va a 1 e quindi non zoomma, non dovrebbe zoomare, e invece zoomma. Cosa negativa, cosa positiva: il fatto che le torrette siano a vista e siano funzionanti, quindi possiamo andarle a muovere, sentite. Oh sì, questo è il suono degli dèi. Ci permette quindi di andare a regolare il tiro in tempo reale, come vediamo fare in tutti quei dannatissimi film con i cecchini. È possibile utilizzare anche un puntatore illuminato, per quanto l'ottica sia provvista di un suo puntatore fisso a X, che purtroppo non riesco a far vedere perché non riesco a metterlo a fuoco. Comunque c'è la possibilità poi di andare a illuminare il reticolo ad X in 5 luminosità diverse con un sacco di colori. In questo caso c'è solamente il verde e il rosso, la mia personale faceva anche il blu addirittura, che è un colore intermedio che ci aiuta nei momenti di luminosità ambigua. Personalmente è un'ottica che ho usato veramente tanto, mi ha regalato tante emozioni, e un pochino me la porterò sempre nel cuore. Come era spesso dire su YouTube ormai 2-3 anni fa, io questa top 10 non la volevo fare perché devo mettere in terza posizione un mirino che personalmente detesto, non tanto perché non sia performante, altrimenti mi sarei opposto con tutto me stesso e non ce l'avrei messo in terza posizione, ma perché esteticamente non mi piace, ma anche non piacendomi esteticamente ha delle funzionalità che danno la merda alla maggior parte degli altri mirini di cui abbiamo parlato. Stiamo parlando dell'SRS della AIM-O. Lo so, non piace neanche a me, ma ragazzi, è spettacolare.
Come potete vedere è un barattolo di fagioli o una tazza molto molto piccola. Per quanto la forma sia, se volete, discutibile, perlomeno a me non piace, ad altre persone invece fa impazzire, questo affare ha delle funzionalità incredibili. Troviamo sempre, come ormai ci siamo abituati e quando si arriva in punti così alti la classifica è così, una lente frontale inclinata. Questo permette sia di raccogliere più luce che di rimbalzare la luce in maniera diversa, bla bla bla, quello che vi ho detto prima. Ripeto, il rimbalzo della luce prendetelo con le pinze. Un'altra feature interessantissima è ovviamente il fatto che abbia questo bellissimo pannellino solare qua sopra, che rende sostanzialmente inutile l'utilizzo della batteria quando c'è molto sole. È possibile ovviamente, ed è doveroso, avere una batteria, perché di notte sennò non riuscite a giocare. Adoro il fatto che prenda le AA. Sono batterie che sono facilmente reperibili anche la mattina stessa in cui dovete andare a giocare, e quindi l'unica cosa da dire è potete fotterle dai telecomandi della Wii di vostra sorella. Questa battuta è stata gentilmente offerta da Wargasm del Monopoly Soft Air. Un applauso a Wargasm, grazie. Parla per esperienza vera. Tornando al mirino e alle sue funzionalità, ovviamente il fatto che abbia una lente frontale così gigantesca permette di far entrare molta più luce, quindi avere un'immagine veramente molto nitida. Purtroppo dovreste vedere con occhio, ma così forse riuscite a farvi un'idea della nitidezza incredibile. Anche trovare il puntatore è molto semplice. Adoro il fatto che sia più grande di un EOTech come dimensione, ma abbia comunque il pallino rosso. Ripeto, perché mira piccolo, sbaglia poco. Aim small, miss small. Facile anche da regolare e mettere sul fucile, sempre questo bel sistema di agganciamento da roba che gira, non lo so definire. Torrette non a vista, ma che basta andare a girare con il nostro solito cacciavitino o micro moneta dei Power Ranger. Facile da regolare, un sacco di impostazioni di luminosità che vanno sempre... Un sacco di impostazioni per la luminosità, abbiamo proprio il bottone più e il bottone meno dall'altra parte. Per accenderlo basta tenere premuto il più e per spegnerlo basta tenere premuto il più sempre. Molto molto comodo, molto molto bello, non è vero? Continuo a dire che non mi piace come estetica, è spesso utilizzato sulle mitragliette, in quanto avendo una lente così grande l'occlusione che abbiamo, la visuale bloccata che abbiamo è veramente minima e quindi ci possiamo permettere di camminare in puntamento senza avere troppe robe bloccate. Molto interessante, vi consiglio almeno di provarlo, perché anche io lo odiavo all'inizio, non mi piaceva l'estetica. Una volta che però comincio a utilizzarlo, l'estetica passa molto in secondo piano. Al secondo posto della top 10 troviamo un'ottica che abbiamo già visto, però a questo giro è stata fatta bene. Stiamo parlando... Demenza senile dire da parte, stiamo parlando del Rapid Strike della Firefield. Questa cosa qui è devastante, è stupenda, devo tassativamente averla. Partiamo dalla feature più importante che mi aveva dato più fastidio sulla versione della MO, ovvero che quando andiamo a regolare lo zoom e la mettiamo a 1, l'ottica non zooma come l'altra, ma è effettivamente a 1. Questo permette, se la vogliamo utilizzare o siamo costretti a utilizzarla, non per tiri da lontano, ma per tirare da vicino, di entrare in puntamento subito. Visto che stiamo parlando di nitidezza e di facilità di acquisizione del bersaglio, è importante anche dire che la qualità di questa lente è devastante. Infatti ci permette di vedere il bersaglio in una maniera veramente nitida e ci fa capire la differenza sostanziale che c'è tra ottiche un po' patocche, rifacimento di originali, e altre ottiche invece pensate molto più simili alle controparti originali, mettiamola così. Anche perché questa può essere utilizzata effettivamente su un'arma vera. Chiaro che se poi paragoniamo quest'ottica a ottiche di armi vere, probabilmente questa è la versione economica, ma rimane comunque una bestia, ma proprio una bestia. Troviamo uno zoom che arriva fino a 6 e ci permette di vedere un sacco di cose incredibili. Troviamo sempre torrette a vista funzionanti, tra l'altro è incluso sul tappo, sulla parte esterna perlomeno, sia la direzione in cui lo portiamo, quindi R, right, destra, che anche quanto un click va a cambiare il settaggio che già c'è, sia sopra che sotto. Per quanto riguarda l'illuminazione, ha la stessa tipo di illuminazione dell'altro, ovvero rosso e verde in 5 tipi di illuminazione diversa, ma qui è tutta un'altra storia, perché l'illuminazione di quest'ottica qua è veramente di tutt'altra qualità. Questo affare è stupendo, il fatto che sia stato pensato per arma vera rende il suo utilizzo veramente molto semplice. Quando si parla di ottiche con zoom, quindi lenti zoomate, difficilmente ci si può adattare con robe più economiche ed essere contenti. Quindi questa è veramente un'ottica definitiva se volete fare lo sniper in Italia, a mio parere. Siamo arrivati in prima posizione, non siate tristi, come tutte le cose devono finire, come questo video. Però questa prima posizione vi renderà particolarmente felici, perché non ho solamente il mirino, ho anche il fucile attaccato.
Il mirino in questione è il quello che avete qui è il Crossfire della Vortex Optics. Come potete vedere ci sono delle somiglianze abbastanza importanti con il T1 della M-AIM-O, però questo è fatto veramente molto ma molto bene, non solo perché dà la possibilità di andare a regolare ben 11 intensità luminose. In questa versione abbiamo solo il colore rosso, ma visto che questa qua è la prima versione c'è anche una seconda versione che ha due impostazioni per avere e poter mettere il pallino, quindi l'indicatore luminoso, in IR, quindi adatto al visore notturno. Troviamo sempre le torrette coperte, c'è una protuberanza giusto su il copri torretta che ci permette poi di andare a regolare quello che c'è sotto, sempre una di quelle cose che io adoro e mi giustifica le torrette non a vista. Inutile dire che questo mirino qui è il nostro preferito e lo montiamo, come è stato poi per il T1 sempre della AIM-O, su tutti i nostri fucili. Una cosa che adoro sinceramente è che non c'è, o perlomeno c'è la possibilità di comprare un flash killer dedicato per questo affare, ma costa quasi più del mirino. Una cosa fenomenale però è che se ci arriva un pallino sopra e si spacca, la Vortex ve ne fornisce uno nuovo in garanzia, che sinceramente la possibilità che venga colpito già è minima vista la sua dimensione. Se ci aggiungiamo anche quella cosa lì, per me è un venduto, comprato subito. E a proposito di comprato e venduto, ci sono sicuramente dei mirini migliori in commercio. Questa qua si è fermata, si è specchiata sulla nostra vetrina, si è messa a posto i capelli, ha visto che c'ero io qua, ha fatto e se n'è andata. Cos'è che dicevo? Ah già, sì, ovvero che il rapporto qualità-prezzo di questo sistema di puntamento optoelettronico è fenomenale, perché se vogliamo effettivamente parlare di mirini del genere per costi elevati che offrono caratteristiche in più, ce ne sono sicuramente fino all'infinito, perché basta andare su roba d'arma vera. Questo è probabilmente all'interno del parco, del mondo, dell'ambito, dell'universo del software, uno dei migliori, se non il migliore. Ah, tra parentesi, la Vortex fa roba d'arma vera, quindi questo può essere montato anche su un'arma vera. Sarà un caso che le prime due posizioni di questa top 10 siano per mirini d'arma vera? Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Vuoi venire a dire qualcosa tu, visto che oggi sei particolarmente gentile? Bene, siamo arrivati alla fine di questo incredibile video con il buon Red. Spero che vi siate divertiti, spero che abbiate scoperto qualche modello nuovo di sistema di puntamento optoelettronico. Vi ricordo che trovate tutto linkato in descrizione, quindi vi basta cliccarci e verrete portate sul Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. Se avete domande, dubbi, perplessità, ci sono i commenti. Li usate sempre per dirmi che voi la pensate diversamente, mai per dirmi questo mi piace anche a me, quindi sfruttateli anche per quello. Vi ricordo di lasciare un like se non l'aveste già fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di condividere il video. Funzioniamo e possiamo continuare a fare video grazie a quelli di voi che condividono i video e ci continuano a dare il loro supporto. Quindi grazie e continuate così, vi prego, perché YouTube ci odia, come già detto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche i nostri Instagram, siamo io del negozio, pubblichiamo una marea di contenuto, soprattutto adesso che non facciamo più pillole, quindi ci dedicheremo molto di più a Instagram. Vi ringrazio di essere stati qui con me in questo sabato, vi auguro un buon weekend e come sempre, stay hungry! Prima di partire con la top 10 vi invito a lasciare un mi piace, scritto e...